Ciao a tutti da vostro Marco Follese. È terminato in pareggio 2-2 l'incontro tra Empoli e Genoa nella 12ª giornata di campionato, con reti di Francesco e Zurkowski per l'Empoli e di Criscito su calcio di rigore e Bianchi per il Genoa. Primo tempo stradominato dal Genoa, ha giocato veramente bene, Pallardini ha messo un'ottima squadra, un 3-5-2 oppure 3-4-2-1. Con unica punta Caicedo, con dietro Sturario e Galdames, che ha giocato bene, è passato meritatamente in vantaggio sul calcio di rigore di Criscito. Ha avuto qualche occasione, ma niente di così colossale. Nella ripresa ha effettuato i campi Andrea Azzoli per l'Empoli e il Genoa è sparito dal campo. E prima l'Empoli ha pareggiato con Di Francesco, con un'azione corale, poi con Zurkowski, con un tiro da fuori aria, è partito da centrocampo solo, nessuno gli è andato incontro, e ha segnato da fuori aria una botta, incolpevole Sirigu. 2-1, poi a un minuto dalla fine ha pareggiato Bianchi, meno male, a questo punto serviva. Un punto che però non ha salvato la panchina di Pallardini, perché ieri è stato esonerato, sabato, giustamente, secondo me, perché ci voleva una scossa. Risultati che non arrivavano, una vittoria in 12 partite, prestazioni scadenti, proprio brutte. Noi tifosi ci eravamo anche stufati, ringraziamo per sempre lo zio, ci ha salvato 4 volte. Però ho notato che Pallardini fa giocare bene le squadre e le salva quando subentra, non quando inizia il campionato. Questo non l'ho mai capito perché. Infatti, se andate a vedere la sua carriera, lui da quando subentra nelle squadre le salva e gioca anche un bel calcio. Quando inizia la stagione, mai, viene sempre esonerato. Ci voleva lo scossone, adesso a sorpresa i 777 Partners, nuova proprietà del Genoa, il closing sarà il 15 di novembre, hanno scelto Andriy Shevchenko, ex allenatore dell'Ucraina, è stato dal 2016 al 2021 agli europei sono arrivati fino ai quarti, dove hanno perso dall'Inghilterra, però sono arrivati tra le prime 8 d'Europa, giocando anche bene. Me la ricordo come giocava l'Ucraina, possesso palla, grinta, pressing. Speriamo bene, è un nome di alto livello per il Genoa, ha firmato un contratto fino al 2024 a 2 milioni a stagione, si porta il suo entourage, il secondo è Mauro Tassotti, grandissimo giocatore del Milan, che ha fatto il secondo per più di 10 anni a Carletto Ancelotti, si porta il match analyst Maldera, anche lui ottimo. Insomma, c'è stato lo scossone che noi tifosi aspettavamo e credo che da qua si incomincia il nuovo ciclo degli americani. Adesso c'è solo da scegliere il presidente, che pare che sia il dottor Zangrillo, ma una figura messa così, e poi il direttore sportivo, e si parla di Campos, grandissimo direttore sportivo, ex del Lille, del Monaco, ex consulente di Mourinho al Real Madrid, ha scoperto giocatori del nome di Fabinho, ma soprattutto di Mbappé. Il vento sta cambiando, credo che questa scossa faccia bene, noi tifosi siamo entusiasti perché dopo tanti anni di pressione finalmente c'è una società che mette i soldi, che non va magari a comprare giocatori in prestito, o diritto di riscatto che poi non riscatta mai. Questi americani hanno i soldi e pare che abbiano promesso a Shevchenko di comprare 5 giocatori forti a gennaio. Ora il Genoa è terz'ultimo a pari punti con la Sampdoria, bisogna arrivare così fino a gennaio, poi si fa mercato e le cose cambieranno, credo, spero. Prossima partita del Grifone, partita sulla carta proibitiva, incontra la Roma, una Roma che ha perso a Venezia,
Io spero almeno in un punto, però è molto molto dura perché la squadra di Mourinho è forte. Ha perso sia a Venezia, però vinceva 2-1, si è mangiata dei gol, poi c'è stato un rigore che, signori, non c'era, assolutamente non c'era. Poi parate di Romero, poi è passato a Giorgio Venezia e là la partita si è chiusa. Però secondo me la Roma è fortissima. Un punto sarebbe oro. Con questo vi saluto, vi aspetto alla prossima, ciao dal vostro Marco.